Bene, 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 bene. Ok, ci siamo. Parlavo con una persona che mi diceva questo. È davvero difficile credere in Dio perché la Bibbia presenta delle contraddizioni, la Bibbia presenta degli errori, ci sono delle cose che non mi tornano e tutto quello che rappresenta la Bibbia, eccetera, eccetera, la Chiesa è fatta di persone sbagliate, persone così. Ora, non ha tutti i torti, però vi voglio dire una cosa. Forse noi facciamo difficoltà a credere in Dio perché ci sono contraddizioni, perché ci sono apparenti contraddizioni, apparenti errori. Eppure ti voglio dire una cosa, Dio crede in te, nonostante in te e in me ci siano contraddizioni, nonostante io e te abbiamo degli effettivi e veri errori, ma Dio crede in noi. Oggi io voglio parlarvi, e in quest'anno voglio parlare davvero tanto di un tema che è la santità. Quanti vogliono avere intimità con Dio? Sinceramente, non dovete alzare la mano per forza. So che a qualcuno oggi qui di Dio non gli interessa niente. E sono contento che tu sia qui. Perché se come gruppo giovani avessimo soltanto persone cristiane, io personalmente mi ritererei di aver fallito. Io desidero che ogni sabato ci siano persone a cui non interessa niente di Dio, che hanno un'immagine distorta di Dio, a cui io, noi e ognuno di noi possiamo mostrare un'immagine invece reale di chi è Dio. Quanti vogliono avere un'intimità con Dio? C'è un versetto in Giacomo 4:8 che dice: avvicinatevi a me e io mi avvicinerò a voi. L'avete mai sentito? Avvicinatevi, Dio dice avvicinatevi a me, Dio sta dicendo a te avvicinati a me e io mi avvicinerò a te. Questo cosa vuol dire? Che siamo noi prima a fare un passo verso Dio? No, non è proprio così, perché Giovanni 3:16 ci dice che è Dio che ha iniziato tutto, è Dio che ci ha tanto amato da dare suo figlio, eccetera, eccetera, per ognuno di noi. Ma questo versetto vuol dire una cosa, che la mia intimità con Dio dipende solo ed esclusivamente da me. Dipende soltanto da quanto io voglio avvicinarmi a Dio. Perché dovrei avvicinarmi a Dio? Perché ti voglio dire una cosa, soprattutto a chi è qui per la prima volta, guardatemi, la vita è inutile. Io sono morto per 40 minuti. La vita non ha un senso. Vivere per gli amici è la vita più vuota che potete vivere in questo mondo. Vivere per avere un lavoro è la vita più vuota che potete vivere in questo mondo. Scusate se divi forza, se lo ripeto la millesima volta, ma finché avrò fiato io ripeterò queste cose fin quando non usciranno dappertutto. Ti dicono che devi vivere per avere degli amici, poi c'è degli amici e ti rendi conto che loro non ci saranno per sempre e che ti hanno abbandonato. Quanti sono stati abbandonati da degli amici? Posso vedere le mani? Ok. Ti dicono che la cosa giusta è trovarti una persona con cui condividere la tua vita, poi trovi una persona che pensi essere giusta e ti lascia. Quanti purtroppo sono stati abbandonati dalla persona che pensavano essere la persona giusta? Ti dicono che devi studiare, poi studi, ma ti manca qualcosa. Ti dicono che devi studiare perché devi avere una laurea. Hai la laurea. Ti dicono che devi avere la laurea per avere un buon lavoro. Hai la laurea ma non hai un buon lavoro. Ho un'amica che si è dovuta trasferire dall'altra parte del mondo perché ha due lauree e non riesce ancora. Oppure magari ce l'hai la laurea, hai il lavoro dei tuoi sogni, ma poi ti rendi conto che ti manca qualcosa. Arrivano i figli, arrivano la moglie, arrivano il marito, arriva tutto e ti manca qualcosa. Perché? Perché io e te non siamo nati per lavorare e fare tutte queste cose qua. Io e te siamo stati creati con Adamo ed Eva semplicemente per stare con Dio. E con Dio tu ci puoi stare. Tu puoi vivere con Dio. Tu puoi svegliarti ogni mattina e sentire Dio accanto a te. Tu puoi svegliarti ogni singolo giorno e davanti al bivio di chiedere, chiedo ai miei genitori, io ho avuto anche, purtroppo, ho avuto anche consigli sbagliati da genitori, da persone accanto a me, da persone che erano sopra di me, ma una persona che non ha mai sbagliato a darmi consigli è Dio. È Dio che mi ha consigliato di guardare Jessica in maniera diversa. E oggi, qualche settimana fa, abbiamo fatto 6 anni di matrimonio. Oggi sembrano niente. Fin quando non senti tutte le storie di persone che si sono lasciati dopo un anno, dopo qualche mese, dopo un po' di tempo.
E tutto dipende da quanto vicino stai a Dio. E voglio farvi una domanda a cui desidero delle risposte. Cos'è secondo voi che ci può mantenere lontani da Dio? Matteo, secondo te, cos'è una cosa che ti può mantenere lontano da Dio? È semplice, no? Avvicinati a Dio e Lui si avvicinerà a te. Allora perché molto spesso, almeno io, poi magari tu sei proprio così con Dio, tipo gli dai bacini sulla guancia. Gesù, mua! Cos'è che ci può tenere lontano? Peccato. Qualcun altro vuol dire qualcos'altro? Leti, secondo te? Amicizie sbagliate. Ale, secondo te? I social. Io riassumerei un po' tutte queste cose qua con la prima cosa che ha detto Teo, che è il peccato. Il peccato è ciò che ci mantiene lontano da Dio, perché spendere il tempo nei social è peccato. Peccato vuol dire... Non è peccato! Peccato è un termine di guerra, barra sportivo. Peccato vuol dire mancare il bersaglio. Nella Bibbia viene usata questa parola per intendere cose che non riguardano il peccato, tipo commettere adulterio, eccetera, eccetera. La Bibbia dice che c'era una tribù che era così brava con la fionda che non peccava mai, cioè non sbagliava mai, non mancava mai il bersaglio quando combatteva. Quindi peccare è tutte le volte che noi manchiamo il bersaglio. E non so se ti è mai capitato di vedere la tua vita e dire io sto sbagliando qualcosa. C'è qualcosa che mi sto mancando. Sto mancando qualcosa, c'è qualcosa che manca. Tutti forse l'hanno capito, io no. Questo è peccato. E nella nostra vita molto spesso il peccato ci porta lontano da Dio. Il peccato... Tutti noi abbiamo esempi nella Bibbia di persone che hanno peccato e poi sono tornate indietro, no? E le prendiamo come esempio per poi dire, vabbè, ho peccato, fa niente, no? Prendiamo l'esempio di Davide. Davide ha fatto un peccato enorme, due peccati in uno. Proprio c'era lo sconto, Davide ha detto, vabbè, sai cosa? Ne prendo due e pago uno, no? Faccio adulterio con questa donna sposata e uccido suo marito, no? Due in uno. E poi diciamo, vabbè, ma Davide è stato... riabilitato, Davide è tornato ad essere il Davide che era prima. Vero? Se non fosse che non è vero. Perché quando leggi prima e seconda Samuele, prima e seconda Cronache, ti rendi conto che da quel momento lì è il declino non solo di Davide, è il declino della sua famiglia ed è il declino di tutta Israele. C'è un prezzo che paghi nel momento in cui decidi di peccare ed è un prezzo che nessuno può pagare al tuo posto. Ci sono il prezzo del peccato che la morte l'ha pagata Gesù Cristo, ma ci sono delle conseguenze su questa terra che nessun altro potrà pagare se non tu e tu stesso. Se io uccido qualcuno, l'ho pensato mille volte, se io uccido qualcuno e chiedo perdono, Dio mi perdona, ma quella persona non tornerà in vita. Io dovrò andare in carcere, ci sono determinate cose che succederanno e dovrai pagare tu. Davide ha rovinato la vita di sua figlia, Davide ha rovinato la vita di suo figlio, Itamar di suo figlio, ha rovinato, è stato un cattivo, un pessimo padre per Salomone e il fatto che Salomone abbia sbagliato ha diviso il regno in due, ci sono delle conseguenze per ogni peccato e oggi io mi chiedo una cosa, se la conseguenza del peccato è davvero davvero più semplice da pagare o vale la pena da pagare rispetto alla conseguenza della purezza. La purezza, e questa è la cosa che ognuno di noi dobbiamo cercare. Ragazzi, questo campeggio, quanti c'erano al campeggio 18-30 quest'anno dell'Elim? Ok, voglio aprire il mio cuore con voi, voglio aprire il mio cuore con voi. La mattina, l'ultima mattina, io ho parlato di purezza ed ero determinato fin dall'inizio di dire io non farò un appello su questo tema, non farò un appello su questo tema perché è un appello troppo delicato, non voglio mettere nessuno in cattiva luce. E così ho fatto, ho preso il microfono e ho detto, ho finito il messaggio e ho detto io non farò un appello su questo tema
ma poi non so cosa è successo e dalle mie parole sono uscite: non è vero, farò un appello su questo tema. E quando ho fatto questo appello io sono rimasto a bocca aperta. Ragazzi, non voglio far sentire nessuno in difetto, noi tutti viviamo questa vita, noi tutti sbagliamo, ma la quantità di persone che sono venute avanti, anche figli di pastori, anche persone che conosco da piccole, che hanno avuto il buon insegnamento e che sono venute avanti, mi ha fatto capire in quel momento, lo Spirito Santo mi ha parlato in maniera molto molto forte e precisa come poche volte nella mia vita, e lo Spirito Santo mi ha detto: devi parlare di purezza, quest'anno devi parlare di purezza. Perché? Perché la purezza la puoi riacquistare, ma quello che ti entra in testa una volta persa ci vuole tempo, tempo, tempo per toglierla. Quante ragazze che si sono concesse così, così come fanno tutti, perché tutti nel mondo lo fanno, tutti fuori lo fanno, ma poi non nessuno parla invece della conseguenza di guardarsi allo specchio. Della conseguenza di aver realizzato, di aver dato il proprio corpo a qualcuno che non ami neanche, o qualcuno che ti ha usato per qualche momento e ti ha lasciato così. Nessuno ti parlerà di questo, nessuno. La Bibbia sì, Dio sì, perché c'è una cosa che Dio tiene più della perfezione: Dio tiene a te. La purezza non è un comandamento che Dio chiede per avere precisione, tutti belli precisi, tutti belli perfetti. No, perché se leggi la Bibbia è piena di persone, una diversa dall'altra. Dio chiede purezza perché ci vuole proteggere, perché vuole proteggere i nostri ricordi, perché vuole proteggere il nostro cuore da ferite non necessarie. E perciò, prima di parlare di purezza, io voglio parlare di un'altra cosa. Come faccio? Nessuno di noi qui potrà mantenere la purezza. Voglio essere chiaro prima di andare avanti. Forse hai commesso fornicazione, hai avuto rapporti prima del matrimonio, forse hai avuto ancora adesso, magari guardi pornografia, forse fai tutto quello che ti rende impuro, ma devi sapere una cosa di Dio, che quando tu chiedi perdono, che quando tu davvero capisci, non tanto per avere il perdono e andare in paradiso, questo non prendiamo in giro Dio, non prendiamo in giro nessuno, ma quando tu realizzi che davvero la vita che Dio ti propone è una vita molto più sana, che ti fa molto meglio, quando tu davvero realizzi questo e quando davvero tu sei deciso di tornare indietro, questa parola, altra parolona, ravvedimento, mamma mia, mi mette paura, ravvedimento in realtà non vuol dire altro che fare un'inversione, tornare indietro, quando davvero noi scegliamo di dare valore a noi, di tornare indietro, quella è purezza. Dio ci dà un'altra purezza da mantenere. Ed ecco perché oggi non sto parlando soltanto a chi è vergine fisicamente. Forse hai perso la tua verginità, ma oggi Dio ti può dare un'altra purezza da custodire. Dio ti rende nuovo, ti dà una nuova mente, un nuovo cuore, una nuova purezza da custodire. E parliamoci chiaro, non possiamo mantenere la purezza se prima non abbiamo una realizzazione forte personale. E cioè che Dio mi ha scelto. Se non realizzi che Dio ti ha scelto per fare quello che Lui ti chiede di fare, ti ha scelto per essere puro, ti ha scelto per essere d'impatto per le persone, ti ha scelto per pregare per le persone, ti ha scelto per essere un'influenza che viene da parte del cielo. Se non realizziamo che Dio mi ha scelto, nonostante i miei errori, nonostante tutte le cose che ho sbagliato nella mia vita, allora non riusciremo mai a mantenere la purezza. Perché? Perché ci sentiremo di combattere da soli. Ma è questa la prima cosa che il diavolo vuole insinuare nella tua mente, che sei da solo e che mantenere la purezza ha a che fare solo con la tua forza. Ma guardiamoci in faccia, guardate me, io sono debole, io sono il più debole delle persone che c'è qui dentro. E se oggi sono qua è soltanto perché ho realizzato solo una cosa a 10 anni. Dio mi ha scelto. Non so per cosa, non so per quale cosa, ma Dio mi ha scelto. Tu sei convinto di questa cosa? Hai questa realizzazione?
Guardatemi negli occhi, hai questa realizzazione che Dio ti ha scelto nonostante errori, nonostante sbagli. Dio, se non hai questa realizzazione, oggi te lo voglio dire io da parte di Dio, tu sei stato scelto. Oggi sei qui per la prima volta, forse è la prima volta che senti parlare di Gesù, forse ti stai annoiando, ma ti voglio dire una cosa, che anche se ti stai annoiando, anche se dopo uscirai e ti dimenticherai esattamente tutto quello che ti sto dicendo, nel giorno in cui sei stato concepito, nel grembo di tua madre, Dio ti ha scelto. Forse tu non ti sceglieresti mai, così come io non avrei mai scelto me come responsabile dei giovani, ma Dio ti ha scelto. E Dio ti ha scelto non solo per fare, ma Dio ti ha scelto per essere puro, essere come Lui. Essere puro non vuol dire essere perfetti, essere puro vuol dire sforzarsi ogni singolo giorno di diventare sempre più simile a Gesù Cristo. Questa è la purezza, è tutto qua, non è togliere qualcosa da fare, ma è aggiungere qualcosa. È una vita piena. La vita che Dio ci dà, la santità, è una vita piena. È una vita, non è che devo smettere di fare questo, devo smettere di fare quello. Ragazzi, a 32 anni mi accorgo che tutto quello che Dio mi ha detto mi ha permesso oggi di essere una persona con un cuore intero, che ho ricevuto ferite, ma non ferite dovute a sbagli, ho sbagliato nella mia vita. Ma certe cose, fin quando io ho mantenuto la parola di Dio nel mio cuore, oggi ci sono ferite che non ci sono nel mio cuore, che ci sono in altri. Oggi ci sono persone che hanno fallito nella loro vita. E tutta la differenza tra me e loro è soltanto una cosa, non la mia forza di volontà, ma la realizzazione che Dio mi ha scelto. Dio ti ha scelto. Leggete questi versetti, Isaia 41:9. Tu che ho preso dall'estremità della terra, ti ho chiamato dalle parti più remote di essa, a cui ho detto tu sei il mio servo, ti ho scelto e non ti ho rigettato. Forse ti senti rigettato questa sera, forse ti senti rigettato perché ti sto parlando di santità e stai già pensando in maniera prevenuta, ma Dio non ti sta rigettando oggi. Non importa quanti errori, non importa che vita hai fatto fino ad oggi, Dio non ti sta rigettando. Isaia 44, versetto 2. Così parla il Signore che ti ha fatto, che ti ha formato fin dal seno materno. Colui che ti soccorre, non temere Giacobbe, mio servo, non temere Iesurum, che vuol dire retto, giusto, che io ho scelto. Quando parla di Giacobbe, parla di Israele. Isaia parla di Israele nel momento di decadimento più grande. Eppure Dio si rivolge ad Israele e lo chiama giusto, lo chiama retto. Ageo 2:23, quel giorno, dice il Signore degli eserciti, io ti prenderò Zorobabele, figlio di Saltiel, mio servo, dice il Signore, e ti terrò come un sigillo perché io ti ho scelto. Dillo insieme a me, Dio mi ha scelto. Dillo più forte, Dio mi ha scelto. Ridillo ancora una volta con tutto il cuore, Dio mi ha scelto. Dio mi ha scelto. Così come Dio ha scelto Adamo ed Eva, ma loro peccano e si nascondono. Come ho detto prima, io e mia moglie facciamo 6 anni di matrimonio. E lei è più bella che mai. È vero. Sono andato a vedere alcuni miei compagni di classe, così, qualcuno magari ha avuto anche una cotta, te lo devo dire. Cioè, l'ho incontrato, cioè, mamma mia, cioè, alle medie, alle superiori è stato proprio davvero il tuo picco di bellezza, perché dopo c'è stato un decadimento su, invece lei è sempre più bella. Però c'è una cosa che voglio dirvi. Quando ci siamo sposati, poi dopo 8 mesi, sapete, sono stato male, insomma. Insomma, quando tuo marito sta per morire, non è che poi ti rialzi tranquillamente e vai a fare la spesa tutti i giorni come sempre, giusto? Giusto? Spero non parliate per esperienza personale, però giusto. Quindi cosa succedeva? Voi dovete sapere una cosa di me. Io amo il rischio, amo l'adrenalina al massimo, ma non perché faccio bungee jumping, non perché mi butto col paracadute, perché io vivo con il 10% della batteria. Cioè io sono proprio una persona che ama il rischio del cellulare che si spegne. E alcune volte il cellulare si spegne, ok? E quando si spegne io sono lontano, devo prendere la macchina, devo fare di qua di là, è capitato più volte, il rientro più o meno lo stesso.
Non c'è la moglie che, come ogni volta che torno, mi abbraccia, mi bacia, non diciamo altre cose, insomma, mi fa sentire. No, c'è la moglie che: allora, dov'è il cellulare? Perché c'avevo il cellulare? Avevi il cellulare spento, non sapevo dove eri, e se fossi stato male non avrei potuto fare niente. Avete mai sentito una frase del genere? Ok, qual è il problema? Il problema non è che ti sei fatto male e basta, può succedere, ma se ti fossi fatto del male non avrei saputo dove eri per aiutarti. E il punto è proprio questo, che ci sono persone oggi che si sono nascoste come Adamo ed Eva davanti a Dio, si sono fatte male, non vogliono uscire e non c'è nessuno che può darti una mano perché nessuno sa che stai male. E il primo punto per poter capire di essere stati scelti è che non puoi essere guarito se non sei trasparente. Finché ti nascondi, finché fai finta che tutto vada bene, nessuno potrà darti una mano e nemmeno Dio potrà fare qualcosa, perché la prima cosa che dice Dio ad Adamo ed Eva, dove siete? Lui lo sapeva dove erano. La domanda era verso Adamo ed Eva, voi sapete dove siete? E oggi Dio ti sta rivolgendo a te che stai fingendo che vada tutto bene, quando in realtà dentro sei distrutto da così tanto tempo che neanche te lo ricordi. A te che stai fingendo che vada tutto bene solo per mantenere buoni rapporti con tutti. O solo perché hai questa concezione che se va tutto bene, allora sei una persona forte e pura. Ma non è così. Non è così. Neanche Gesù si è mantenuto forte davanti a tutti. Ad un certo punto Gesù piange, ad un certo punto Gesù dice sono stanco, ad un certo punto Gesù è distrutto e dice Signore per piacere non ce la faccio più, non ce la faccio a sostenere questa cosa che mi stai chiedendo. Seppure lui ha mostrato la sua debolezza e seppure lui non si è nascosto, allora perché oggi ti stai nascondendo alla presenza di Dio? Perché ti nascondi? Perché devi piacere alle persone? Perché pensi che avrai sempre la stessa risposta? Perché ti hanno deluso? Perché ti hanno fatto del male? Oggi io non ti sto dicendo che non devi nasconderti davanti a me o davanti alle persone. Io ti sto dicendo che non devi nasconderti davanti a Dio e far finta che tutto vada bene. E Dio oggi ti sta chiamando. Ma sai cosa succede? Il diavolo ci mette tantissime cose in testa. Ad alcuni il diavolo tenta facendoli fermare. A me invece il diavolo tenta facendomi fare più cose. Perché faccio così tante cose che non penso alle cose vere e importanti e mi distraggo. E forse oggi c'è qualcuno qui che è così. Stai riempendo le tue giornate così tante cose per non fermarti e renderti conto che c'è qualcosa che non va, che sai è un passo dal crollare. E Dio oggi ti dice non nasconderti. La consapevolezza di sé ti farà sentire debole, ma in realtà ti rende più forte. Mentre invece ignorare chi sei ti fa sentire forte, ma in realtà ti rende debole. Cosa voglio dire con questo? Che se tu sei sincero e sei consapevole di chi sei, è vero, dovrai ammettere di essere debole, ma in realtà sarai più forte. Ma se invece fai finta di essere forte, in realtà è lì che sarai davvero, davvero, davvero debole. E davanti a Dio non si può fingere. Non si può fingere. Nel mondo tutti si mostrano forti. Oggi voglio leggere un versetto che si trova in Esodo, capitolo 2. Dall'1 al 15, ed è la famosissima storia di Mosè. Quanti non hanno mai visto il principe d'Egitto? Davvero, l'avete visto tutti? Quanti hanno visto il principe d'Egitto? Ok, ci sono mani che non capisco se l'hanno visto. Quanti capiscono l'italiano? Forse perché no, magari sto parlando da mezz'ora e c'è qualcuno che non capisce. Bene, Esodo, vi ricordate la scena quella
straziante della madre, no? Che prende "non devi piangere mio dolce amore". Alcune volte per dormire me la canto da solo. "Il fiume ti cullerà". Va bene, ora un uomo della casa di Levi andò e prese per moglie una figlia di Levi. Questa donna concepì e partorì un figlio, che sono i genitori di Mosè, e vedendo quanto era bello lo tenne nascosto, perché il capitolo prima ci dice che il faraone ha fatto uccidere tutti i figli maschi degli israeliti perché erano troppi. E quando non poté più tenerlo nascosto, prese un canestro fatto di giunchi, lo spalmò di bitume e di pece, vi pose dentro il bambino e lo mise nel canneto sulla riva del fiume. La sorella del bambino se ne stava a una certa distanza per sapere quello che gli sarebbe accaduto. Ora la figlia del faraone scese a fare il bagno sulla riva del fiume e le sue ancelle, stavo leggendo ascelle, non so perché, le sue ancelle passeggiavano lungo il fiume. Lei vide il canestro nel canneto e mandò la sua cameriera a prenderlo. Lo aprì e vide il bimbo, ed ecco il bimbo piangeva, e lei ne ebbe compassione e disse: "Questo è uno dei figli degli ebrei". Vabbè, comunque alla fine poi se lo prende con sé, e questo bambino ebreo diventa uno dei principi d'Egitto. C'è una cosa che mi piace di questa storia: la mamma tiene questo bambino nascosto, così come alcuni di noi si stanno mantenendo nascosti, alcuni si stanno nascondendo. Ma poi succede qualcosa, il bambino cresce e non può più tenerlo nascosto. Perché? Perché probabilmente piangeva, no? È normale che un bambino pianga, giusto? Cioè, vengono pagati per questo. Piangere, fare una cosa che non dirò, perché siamo in streaming, e mangiare. A un certo punto, insomma, è naturale per un bambino piangere, fare la cosa che non dirò, e fare la cacca. No, ho sbagliato, era l'altra che non dovevo dire. Ok, è naturale. È un bambino, è naturale che pianga. Quindi non poteva più tenerlo nascosto. Ci sono quest'anno cose nella nostra vita che abbiamo tollerato così tanto che sono diventate naturali, sono uscite senza la nostra volontà. Non volevi che scoprissero la tua dipendenza dalla pornografia. Non volevi che scoprissero la tua dipendenza dall'alcol, non volevi che scoprissero il tuo carattere, ma ci sono cose di te che non possono stare lì. E allora la madre ha dovuto tirar fuori il bambino. Cosa fa? Lo prende e lo nasconde. E oggi io credo fortemente che ci sono persone che vivono così, vivono nella finzione di credere che tutti pensino che siano perfetti. Voglio dirti una cosa: credimi, nessuno pensa che sei perfetto. Non sono un grande motivatore, sono il più grande motivatore di tutti. Nessuno crede che sia perfetto. E posso dirti una cosa: cos'è più importante, che gli altri credano che tu sia perfetto o che tu viva bene? Io mi sono ritrovato a dover chiedere aiuto quest'anno, così come anche nel passato, a dover fare la faccia con le persone cui tenevo e dire: faccio schifo, ho questa dipendenza, ho questo, ho quest'altro, ho questo, penso, ho dovuto essere davanti al bivio se essere, sembrare perfetto o sopravvivere. Oggi tu devi scegliere cosa fare. Posso chiedere a Salo di portarmi quella cosa? 2020 ce lo ricordiamo tutti per il Covid. Che ricordi? Beh, bei tempi quelli, che miseria. Oh, quando potevo non lavarmi i denti per giorni. Perché? Perché avevo la mascherina, giusto? Grazie. Grazie. Non fa schifo, nel senso. Perché c'era la mascherina, no? E tutti noi siamo stati esposti a questa cosa di tenere la mascherina. Alcune volte vi nascondo che entro in un posto e cerco la mascherina ancora adesso, poi mi ricordo, non devo metterla. Però non è vero, non è stato il 2020 a insegnarci a mettere la maschera. È la società, fin da quando siamo nati, che ci ha insegnato a mettere una maschera. Oggi ho la maschera più bella di tutte.
Ho un mancamento. Dopo ti faccio vedere. Sì, non è Bato. Cos'è che dobbiamo guardare oggi? Non guardiamo più il film che dobbiamo guardare, che ci guardiamo. Ci spariamo tutti e sei gli Star Wars. La società ci insegna a mettere una maschera. Sai cosa? Oggi ti sei messo una maschera. Ti sei svegliato e hai detto... Cerchiamo di far andare bene questa giornata. Ok? Poi magari sei fidanzato, sei sposato, no? Ah, sta arrivando mia moglie, sta arrivando mio marito. Ciao amore, tutto bene? Sì, tutto bene, tutto bene. E poi magari entri in chiesa e c'è il tuo responsabile e ti metti la maschera. Ah no, tutto bene, tutto bene. Non ho assolutamente una dipendenza dalla pornografia. No, assolutamente. Io non so neanche come si scriva questa parola. Oppure si avvicina qualcuno, un tuo amico. Sì, tutto bene, tutto bene. No, no, assolutamente io non penso di togliermi la vita. No, io sto benissimo. No, no, ma io lo so che sono bellissimo. Davanti allo specchio io lo so che il mio corpo è meraviglioso. Assolutamente io non mi paragono col mondo di Instagram. Assolutamente, no, guarda. Io lo so chi sono, Dio mi ha fatto così, lo so, lo so, lo so. Sono... I salmi dicono così, no? No, ma io sono una splendida creatura. Oggi quando ti ho chiesto se sei scelto, qualcuno si è messo la maschera e ha detto, sì, sì, io sono scelto. Io lo so di essere scelto. Oggi quando abbiamo iniziato ad adorare ti sei messo la maschera, hai alzato le tue mani quando dentro le tue mani non erano alzate. Ci siamo tutti impegnati in questa vita a imparare qual è la maschera che possiamo mettere meglio e come switchare da una maschera all'altra. Ci siamo tutti, abbiamo tutti imparato a nasconderci in quel canestro come Mosè. Abbiamo tutti imparato a nasconderci come Giona, abbiamo tutti imparato a nasconderci come Sansone, abbiamo tutti imparato a nasconderci. Ma ti voglio dire una cosa, che se ti tieni questa maschera e non mostri che dietro c'è una ferita aperta, la ferita si rovinerà, si guasterà, si infetterà e tu dentro morirai. Oggi devi scegliere cosa devi fare. Se metterti la maschera ed essere uno dei personaggi più importanti del cinema italiano, del cinema al mondo, che non è Batman, ma che è Darth Vader. Sì, no, è inquietante, ma io su Instagram non mi chiamo Tesi Darth Vader, quindi per me non è importante questo personaggio. Oppure scegliere di toglierti la maschera, far vedere le cicatrici che hai, far vedere quanto sei stato ferito dalle persone, far vedere quello che pensi davvero di te stesso, chiedere aiuto e uscire da quel nascondiglio. Oggi devi scegliere. Posso invitare i ragazzi a venire su? E questo era il primo punto. Questo era il primo punto. Ma io sento che oggi questo primo punto è tutto quello che serve. Gli altri due punti oggi non ne parlerò. Sento fortemente dallo Spirito Santo che prima di parlare di essere scelti, prima di parlare di cosa dover fare, oggi è questo il gradino che dobbiamo passare. Poi tanto la predica per settimana prossima ce l'ho già fatta praticamente. Ma sento forte che oggi non possiamo passare al punto 2, al punto 3. Se non usciamo dal nostro nascondiglio. Per quanto tempo ancora ti nasconderai? Non è sbagliato nascondersi. Salmo 32, 7 dice: Tu, Signore, sei il luogo in cui io mi nascondo. Così come tanti altri salmi dicono questo. Non è sbagliato nascondersi. Il problema è dove ti stai nascondendo e da chi ti stai nascondendo.
Perché il salmista non si nasconde da Dio, ma si nasconde in Dio. Si nasconde nella sua presenza, non come Giona dà la sua presenza. Dio può essere la persona che ti capisce più di tutti. E Dio è la persona che ti capisce più di tutti. Ma finché non esci da quel nascondiglio, la liberazione non arriverà mai. Ti voglio raccontare una cosa. Vorrei che ci fosse attenzione in questo momento. Scherzando prima dicevo che sono sceso diverse volte a Napoli, ed è vero, sono sceso diverse volte a Napoli. Una delle ultime volte siamo andati in una chiesa. Posso chiedere di togliere la registrazione? Interrompila pure, tanto. Fammi segno qua.